Buon pomeriggio da Senigallia, buon pomeriggio dalla Bianchelli, siete collegati con l'impianto senigagliese. Vigor Anconitana, squadra in campo per i saluti di rito. L'Anconitana è nella metà campo sul settore di sinistra, stretto in un unico abbraccio. C'è Carsetti a sinistra che vince una serie di carambole, di nuovo palla ricacciata nel mucchio con una mischia che si accende davanti alla postazione di Marco Antonini. Con l'Anconitana cala meglio, può sgusciare in contropiede con Patrizzi che ha lanciato Falconieri. Falconieri sfida duello all'avversario, ancora Falconieri, il tiro, il diagonale. L'Anconitana in vantaggio, l'Anconitana in vantaggio all'ottavo minuto nel corso del primo tempo. Diamo merito a Falconieri, non sappiamo se l'ultimo tocco è stato di Cariota, ma poco importa perché l'Anconitana, gentili ascoltatori, è passata in vantaggio all'ottavo minuto di gioco. Ripresa del gioco con un contropiede architettato alla perfezione, con una progressione di Vito Falconieri che ha lasciato di stucco la difesa della Vigor e con un diagonale ha lasciato di sasso il portiere Giovagnoli, ma probabilmente prima che la palla varcasse la linea di porta c'è stato il tocco di Cariota per sicurezza, un pallone che sarebbe rotolato probabilmente lo stesso alle spalle dello stremo difensore vigorino. Ma ciò che conta, gentili amici, è che l'Anconitana è passata a condurre grazie a una prodezza di Vito Falconieri che logicamente ha ricevuto la solidarietà dei compagni oltre chiaramente l'immancabile esultanza. Vigor 0, Anconitana 1. Arriva Frinconi a sostegno, si gioca nella metà campo della Vigor, continua a guardare il cronometro l'arbitro, ma si gioca il pallone, ce l'ha l'Ancona con Marabese, Marabese limite dell'area, conclude verso la porta, vola il portiere Giovagnoli a neutralizzare il cuoio ed in questo istante, gentili ascoltatori, è finita la partita. L'Anconitana vince 1-0 grazie al gol di Cariota arrivato nel primo tempo, ma non soffrivamo nel descrivervi una partita da molti anni. La tattica di Lelli è stata molto rischiosa, dobbiamo dirlo, ma ha portato 3 punti, quindi complimenti a lui.